Benvenuti nell'Isola dell'Immortalità, un episodio che svela i segreti dei centenari della Sardegna. Nella pittoresca isola della Sardegna, immersa nel mar Mediterraneo, si nasconde uno straordinario segreto per la longevità. I sardi sono noti per la loro calorosa ospitalità e amore per la vita. E molti vivono fino a 100 anni o più. Questo episodio si propone di scoprire le ragioni di questa straordinaria impresa. Unisciti a noi in un viaggio alla scoperta dello stile di vita unico e delle abitudini alimentari che hanno reso i sardi leader mondiali nella longevità. Nel cuore della Sardegna incontriamo Maria, una nonna 85enne, che ancora ogni giorno cucina e prepara dolci per la sua famiglia. Condivide i suoi segreti per una lunga vita, a cominciare dalla sua filosofia di mangiare cibi sani, fatti in casa. Credo che ciò che mangi sia la chiave per una vita lunga e sana. Il mio menù giornaliero comprende tante verdure, pesce fresco e piatti tradizionali sardi, come la fregula, un tipo di pasta con salsa di pomodoro. Beviamo anche tè al cardo mariano, ogni giorno. La cucina di Maria è il suo santuario, dove crea piatti deliziosi, utilizzando solo gli ingredienti più freschi. Ti mostra come preparare la sua famosa carta di musica, un tipo di pane. E il risotto, un piatto tradizionale di riso sardo, entrambi elementi fondamentali nella dieta della sua famiglia. Tutto è fatto da zero, utilizzando solo gli ingredienti migliori. Passiamo ad esplorare la dieta mediterranea, che è stata acclamata come una delle diete più sane al mondo. In Sardegna, questa dieta non è solo una teoria, ma uno stile di vita. Incontriamo il dottor Giovanni, un nutrizionista locale, che ha dedicato la sua carriera allo studio del legame tra dieta e longevità. La dieta mediterranea si basa sull'idea di mangiare una varietà di frutta, cereali integrali, verdura e grassi sani. Non conta solo cosa mangi, ma anche come lo mangi. Visitiamo i mercati degli agricoltori locali e assistiamo all'abbondanza di prodotti freschi disponibili sull'isola. Dai succulenti pomodori alle croccanti verdure a foglia verde, i colori e gli aromi sono una festa per i sensi. Incontriamo produttori locali che condividono la passione per l'agricoltura tradizionale sarda e l'importanza di utilizzare solo ingredienti di provenienza locale. In un mondo in cui lo stile di vita sedentario è diventato la norma, i sardi dimostrano che il movimento è la chiave della longevità. Incontriamo Antonio, un pescatore 85enne, che ancora ogni giorno esce in mare a pescare. Faccio questo lavoro da oltre 65 anni, mettendone giovane e attivo. Seguiamo Antonio mentre naviga nelle acque cristalline del Mediterraneo, con movimenti fluidi e senza sforzo. Tornati a terra incontriamo sua moglie Caterina, che balla fin da quando era adolescente. A 75 anni frequenta ancora lezioni di danza ogni settimana. Ballare è la mia terapia, mi mantiene sana e felice. In Sardegna la vita non è solo vivere a lungo, ma anche godersi ogni momento. Incontriamo la famiglia Bertolli, che da generazioni produce vino tradizionale sardo. Ci invitano ad unirci a loro per un happy hour quotidiano, durante il quale condividono la loro passione per la vinificazione e l'importanza di prendersi del tempo per godersi i piaceri semplici della vita. Mentre ci sediamo ad un banchetto di piatti tradizionali sardi, la famiglia Bertolli condivide i segreti per una vita lunga e felice. Maria, la matriarca della famiglia. Non conta solo cosa mangi, ma anche come vivi. Ci prendiamo del tempo per goderci la reciproca compagnia, per ridere e per assaporare ogni momento. In Sardegna abbiamo scoperto uno stile di vita che non riguarda solo la longevità, ma anche il vivere la vita al massimo.
abbracciando la dieta mediterranea, praticando l'attività fisica. E prendendosi il tempo per apprezzare le cose semplici della vita, i sardi hanno svelato il segreto per una vita lunga e sana. Quando lasciamo questa incantevole isola, restiamo con un senso di meraviglia e ispirazione, sapendo che anche noi possiamo adottare questi principi per vivere una vita più lunga e più felice. Grazie per essere stato con noi oggi. Se ti è piaciuto questo episodio, seguici e attiva le notifiche per unirti a noi la prossima volta per un altro viaggio nel cuore della bella Italia.